Quello accaduto in questi giorni è un fatto importante. A distanza di 16 anni da quella maledetta notte tra il 5 e il 6 dicembre, a 7 anni dalla sentenza definitiva in Cassazione, finalmente si sono aperte le porte del carcere per l'amministratore delegato. È stato un percorso lungo, noi non abbiamo mai chiesto una forma di vendetta, non è neanche una formula di risarcimento e questo purtroppo non riporta indietro le lancette del tempo. Ma è un atto dovuto, l'unico epilogo possibile alla nostra assurda vicenda. Ancora oggi si muore lavorando e l'impunità che regna nel nostro paese per fatti analoghi alla Thyssen non è sicuramente un percorso virtuoso che un paese che vuole dirsi civile può permettersi.